Sai, le persone hanno la strana e perversa abitudine di far male a chi le tratta bene. Puoi avere anche 3 lauree, 10 master ed aver letto 1000 libri. Per me, se non sai chiedere scusa, non vali nulla. Sai, non ci delude la vita, ma le persone false che giocano con la nostra sincerità. Chi si mette sempre in mostra non vale nulla, perché chi è speciale viene fuori anche in silenzio. Ricordati che le cose più preziose brillano anche senza la luce del sole. Il dolore cambia le persone, si inizia a fidarsi di meno, a pensare di più e a parlare poco. Posso dirti una cosa? Investite in ciò che vi fa stare bene. Il resto? Evitatelo con classe. Sai, soffre sempre chi fa di tutto per far stare bene gli altri. Se le persone avessero il cuore di un cane, la cattiveria non esisterebbe. Confondiamo spesso l'essere sociale con l'essere una persona che ha imparato nella vita a scegliere bene chi vuole intorno a sé. Non sempre chi sorride è felice. Ci sono lacrime nel cuore che non arrivano agli occhi. C'era più povertà, ma il sorriso non mancava mai. Sai, siamo tutti buoni o cattivi, dipende solo da chi è, racconta la favola. Ci sono delle persone così povere che l'unica cosa che hanno sono i soldi. Voi fermatevi all'apparenza, io scendo dopo alla sostanza. Non cambiare per farti amare dalle persone, sii te stesso e le persone giuste ameranno chi sei veramente, fidati di me. Avere dei figli belli non implica alcun merito, averne educati e felici, sì. Chi ti vuole bene non ti ferisce, non ti mente, non ti usa, non ti tradisce, perché ancora prima di amarti ti rispetta. Non bisogna mai etichettare le persone. Qualcuno vale molto meno degli indumenti che indossa. Non ho mai eliminato nessuno dalla mia vita. Ho solo cambiato i posti d'onore. Chi è abituato a portare la maschera della falsità difficilmente riuscirà ad indossare quella della vergogna. Finisce tutto quello che non è reciproco.
cercarsi, ascoltare, parlare, rispettarsi. Ci sono varie forme di disabilità. La più pericolosa è essere senza cuore. E stare da soli in casa non è solitudine. Io la chiamo pace assoluta. Se qualcuno non ha tempo per te, tu non perdere il tuo tempo ad aspettare che lo trovi. Ragiona come un'adulta, vivi come una giovane, consiglia come un'anziana e continua a sognare come una bambina. Posso dire una cosa? Vivi per chi ti merita, non morire per chi non ti apprezza. Capisci che sei serena e più fortunata quando potresti disintegrare qualcuno con una sola parola ed invece taci, sorridi e concedi. Il tavolo si riempie quando offri qualcosa. Prova a non dare più niente per vedere quanti restano. Ai figli non si insegna a vivere alla moda con marchi commerciali o lussi. Si insegna ad essere umili, semplici ed educati. Quando ti accorgi che l'altro non dà valore a ciò che dici o a ciò che fai, vada bene, forse sei tu che stai dando valore alla persona sbagliata. Sai, generalmente coloro che non possono manipolarci cercano di manipolare gli altri contro di noi. Quando sai quello che hai passato, non devi dare spiegazioni a nessuno. Non ho mai odiato. Semplicemente ho escluso dalla mia vita chi mi ha deluso. Non temere, non farò mai entrare qui chi ti ha fatto del male. La vita è troppo strana, ci vuole la tristezza per sapere cosa sia la felicità, il rumore per apprezzare il silenzio e l'essenza per valutare la presenza. Per andare d'accordo con me bastano tre cose: rispetto, lealtà, sincerità. Sparlare è la più grande dimostrazione della insoddisfazione umana, perché chi è sereno se ne frega degli altri. Nulla è eterno, il caffè si raffredda, la sigaretta si spegne, il treno passa, le persone cambiano. Grazie mille per restare con Just Funny World, ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Grazie, un abbraccio forte.